Di nuovo il silenziatore al Marano. La celebre zona dei locali su spiaggia di Riccione spegne la musica e così la movida notturna per le prossime 2 settimane. L'imposizione viene direttamente dal questore di Rimini Maurizio Improta che, attraverso un intervento d'urgenza per la salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico, mira a porre fine al divertimento incontrollato della zona come quello che si è verificato nel corso della Notte Rosa. Un weekend in cui i carabinieri hanno dovuto richiedere rinforzi speciali per sorvegliare l'area traboccante di gente. 3.000 le persone riunite in pochi metri quadrati. Un sovraffollamento che negli anni ha favorito la commissione di reati come furti e spaccio. Queste le motivazioni alla base della scelta della questura. Una catena di microcriminalità che non si è mai riuscita a spezzare definitivamente. Una congestione che rende estremamente difficili gli interventi non solo delle forze dell'ordine, ma anche dei soccorritori in caso di necessità. Così non si può più andare avanti, era il monito uscito dalla conferenza stampa dell'Arma, una preoccupazione condivisa anche da Improta, che ha così deciso di adottare misure drastiche. 4 i locali coinvolti, 2 di questi dovranno chiudere le porte già alle 8 di sera, gli altri potranno mantenere la musica fino alle 23, ma solo di sottofondo. Illuminazione, recinzioni, ingressi controllati, fluidificazione del traffico. Nelle prossime settimane per il comune, i locali e le autorità sarà fondamentale ridisegnare l'area tenendo conto di vari fattori per evitare di tornare punto e a capo allo scadere del provvedimento.